io avevo... Salve a tutti. Allora, avevo un paio di curiosità, una per Mauro Coselli, una per Mario. A Mauro la sparo subito così. Se il poliziotto spara anche per quello. Niente, per io come tanti altri fans sogno un incontro fra Tex e un altro personaggio da me molto amato, Zagor. So che ci sono molte difficoltà nel farvi incontrare per motivi temporali, soprattutto. Ci sarebbe magari un giovane Tex, si potrebbe fare che incontri uno Zagor un po' più attempato. Dio. Allora, non è così impossibile. L'idea che avevo tanti anni fa non credo che la farò. Cioè, in quel caso Zagor era molto anziano e lavorava insieme a dei guerrieri Mohawk a costruire i grattacieli di New York. Era una specie di sindacalista, questa era la mia idea. Non ce l'ho vedo tanto. Sì, infatti, Bonetti me l'ha bruciato, forse l'avevo detto. Però se noi facciamo una storia con Tex, diciamo ventenne, intorno al 1858, Zagor potrebbe avere in quel periodo una 45 anni, quindi l'età di Tex attuale, quindi potrebbe... Ci stai pensando, diciamo. Ma guarda, io in realtà trovo che i due personaggi siano molto diversi tra di loro, no? Zagor è talmente fantastico, ci sono i robot, gli anziani, Tex è un pochino più realista. In un album magari speciale, un po' fantasy, si potrebbe fare. Perché mentre i lettori di Zagor forse apprezzerebbero, ho qualche dubbio che apprezzerebbero i veri puristi di Tex, che sono tanti, sono anche particolarmente rompi, non dico che cosa, rompono, insomma. E anch'io sono come loro, quindi sono il primo a tutelare, diciamo, un po' lo stile di Tex, che è piuttosto riservato. Però come, anche come zagoriano mi viene voglia di farlo, quindi sono un po' di combattuto. Esatto. Ma li aspettiamo. E quindi vedete alcune tavole del Texone che è in edicola da domani, ma che qualcuno ha già provato. E vorrei dire una cosa in realtà, e questo volevo dire prima, ma adesso viene impegnato, che il Texone in realtà è nato in un'idea di Sergio Bonelli tanti anni fa per i disegnatori. Quindi io stasera starò zitto e farò parlare Mario Rossi in arte Mario, un applauso. Ma devo presentarlo. Allora, lui è uno straordinario disegnatore che forse alcuni di voi, se leggete solo text, non conoscete. È comparso già nel primo numero della mia serie Dante, che ho creato con Maurizio Colombo, che hanno cacciato i vampiri, bla bla bla, e i primi due numeri erano suoi, e lì devo dire aveva già uno stile notevole, ma è diventato ancora più bravo dopo e ha fatto dei numeri straordinari in cui viene fuori la sua capacità di raccontare la storia. Peccato che non abbiamo pensato, perché non ho mai tempo, troppo da fare, di portarvi anche delle immagini di quegli albi lì, per farvi vedere come lui è in grado di ricreare la Sassonia del 600, oppure non mi ricordo cosa, ma tante altre cose che hai fatto, meravigliose. Quindi, il pallino di Maio è il western, ma lui è nato al fumetto, adesso lo racconterà, ma c'è scritto anche nel Texone, perché c'è una lunga intervista dedicata a lui, con una serie che si chiamava Hammer, che ha tirato fuori diversi sceneggiatori e disegnatori bresciani che sono diventati poi famosi. Ce n'è anche qui uno qui tra noi, ma non vedo dov'è. E eccolo là, si chiama Marco Febbrari. Tra l'altro quelli famosi poi sono ok, sono li possiamo anche nominare, li nominava adesso Mario. Parlo dei due amici con cui hai cominciato. Sì, iniziamo. Comunque non li sappia, arrivare agli altri, però dirlo. Sì, altri ragazzi di una volta, cioè comunque altri professionisti che lavorano con e in altri ambiti, sono Stefano Vietti, che autore di Dragoniero, tra l'altro, Nero. Gigi Simeoni, che adesso sta autore completo, grandissimo. Esatto, bravo. Gigi Simeoni, Giancarlo Rivares. E poi possiamo parlare di Fabio Pezzi, che ha lavorato e sta lavorando anche per la Francia, Andrea Monti, anche lui adesso sta lavorando per gli Stati Uniti. E per la Francia anche. Esatto, anche per la Francia. Beh, noi abbiamo iniziato, praticamente tutti siamo partiti conoscendoci alla scuola di fumetto, di un altro grande autore, purtroppo scomparso, che era Rubén Sosa, un autore argentino. Rubén Sosa, un autore argentino,
che era... lo stesso nome è un calciatore, credo. Esatto, un calciatore, un ex calciatore dell'Inter, se non sbaglio. E lui venne a vivere in Italia super giù negli anni in cui l'Argentina viveva quel periodo piuttosto triste dei colonnelli con la Grecia, in quel periodo dei generali. Sì, sì. Lui, tra l'altro hanno trattato malissimo alcuni famosissimi artisti del fumetto, come Osterer, che è stato ucciso. Esatto. Oppure Victor Caro, il cantante, gli artisti ce la passavano male. Alla fine degli anni 70 è venuto in Italia e dopo 10 anni ha aperto questa scuola del fumetto e noi ci conoscemmo lì. E poi un'altra casualità ha voluto che fra i miei colleghi ci fu l'incontro con Davide Longoni che lavorava per una casa editrice, non credo ci sia più, e iniziamo a lavorare su Full Moon Project. Allora stiamo parlando, in effetti è incredibile, sta andando avanti adesso, faccio andare avanti ancora, però se non si ricorda, Full Moon è una famosissima rivista, quasi una fanzine, sì, che hanno creato da soli più o meno, insomma. Sì, però quella fanzine non c'entra niente con quella, era Full Moon. Ah, ho capito, Full Moon, la nostra era Full Moon, okay. Che era una testata di horror paranormale e fu il primo lavoro che sul quale noi ci dedicammo. Dopo quel lavoro che durò un annetto e durò una decina, 7 numeri, giusto manco, 7 numeri, venimmo contattati dalla Star Comics e quindi iniziamo a lavorare ad una testata, loro ci richiesero una testata di fantascienza e quindi nacque Hammer, da lì noi ci chiamiamo proprio gruppo Hammer, proprio da quella testata. Quella testata durò il doppio di Full Moon, durò 13 numeri, 14 numeri, dopodiché riuscimmo a, per vari canali, ad entrare a lavorare con Lavonelli. Allora Lavonelli arrivarono e alla spicciolata Olivares fu subito preso per la Tannevere. Olivares venne a lavorare per la Tannevere, e Simeoni, e anche Simeoni. E Vietti? Vietti no, Vietti. Allora no, pensavo che fosse l'unico, lui non l'aveva preso, invece c'era qualcun altro. No, perché allora lui era rimasto solo nessuno lo voleva. E allora mi disse, c'è questo avanzo. Questo avanzo del gruppo Hammer, che vorrebbe fare western. E allora io ho visto, fatemi vedere le prove sue western, però per fortuna nostra, tua ma anche mia, soprattutto mia, stavamo creando con Maurizio Colombo ad Ampia, non avevamo disegnatori, e allora abbiamo pensato di fare provare Maio, e lui nell'horror, che ne dica, era bravissimo. No, diciamo che come ho detto tante volte, i generi e i gusti nel lavoro passano in secondo piano, perché altrimenti non si diventa professionisti. Per cui io ero già più di 10 anni che comunque lavoravo nell'ambito del fumetto, per cui già da allora avevo dimenticato la mia preferenza nel genere western. E fantascienza, diciamo. Ho fatto tutte cose che, se mi avessero chiesto fammi un disegno di fantascienza, io non sarei stato capace di farlo, proprio perché non conoscevo. Per cui ho imparato lavorando, e la stessa cosa è stata per loro. Ecco, però diciamo che il suo stile, pur essendo bellissimo, ha qualcosa di molto espressionista, non è sgradevole, è gradevolissimo, però ogni tanto i caratteri sono forti, i segni marcati, per cui nell'horror funzionava, nel dramma, nel noir funziona perfettamente. Il suo western poi all'epoca, almeno quello che mi ricordo, era anche un po' stilizzato, ripeto, quando ha scritto il primo numero di Dante, pur essendo sensazionale, non era ancora bravo come era il terzo numero, per cui è chiaro che poi sei cresciuto col tempo, e le sue storie migliori che ha fatto per Dante, secondo me, sono due storie italiane, una ambientata in Sardegna,
che si chiamava Le Terminatrici, e un'altra ambientata sulla riva del Po, siamo andati insieme a fare le ricerche, sì, era chiamata Il Grande Film. E ci sono delle tavole lì dove ti sei, dove Mario si è superato, no? Veramente, dopo noi possiamo vedere perché non ce l'hai messa. Quindi, devo dire che è chiaro che quindi il tuo segno nero, diciamo, le tue ombre si addicono di più, a me si dicevano di più all'horror, secondo me, che a un western solare. È chiaro che poi Armando De Wester, essendo un grande disegnatore, nel passare degli anni abbiamo pensato di studiarti in persone. Anche per darti una maggiore visibilità, perché Dante è comunque una serie che è andata bene, ma non vende quanto Tex, è evidente, come nessun'altra serie Bonelli vende quanto Tex. E il Texone è sempre un premio che si fa a un grande artista internazionale, in questo caso bresciano, ma possiamo definirlo un internazionale. Internazionale. Esatto, interprovinciale. Per cui il suo testo, come vedete, è molto drammatico. Ci sarà sicuramente qualche appassionato del bel disegno che dirà che meraviglia, e qualche altro appassionato di Tex invece che ricorda il Trasgo, il Gallup, eccetera, che potrebbe storcere il naso come l'ha storto però per tutti gli altri che sono venuti dopo Gallup, quindi non fa testo. Il Texone, come sapete, è dedicato agli artisti che hanno uno stile personale e particolare, molto bravi, ma anche liberi. Certo, la richiesta di Bonelli e anche la mia attualmente è quella comunque di rimanere nell'ambito di Tex. Quello che vedete è Tex, ed è un ottimo, è un Tex molto duro, molto in gamba. Se volete, ha qualche segno in più sul volto, perfino qualche zampa di gallina intorno agli occhi. Il tuo Tex è più vissuto. Sì, io ho la tendenza ad invecchiare i miei personaggi. Un difetto, ho chiamato il ruolo. Hai fatto un ritratto, perché dovevo comparire qua, in cui sembra un nonnetto di 80 anni, mentre cioè, non è assolutamente l'immagine che ho di lui, cioè, è l'immagine che dai, che è giovanile, nonostante i capelli bianchi. L'immagine che vedo io. Esatto, e quindi tu hai, non devo invecchiare, è stato molto difficile, no, lui l'ha azzeccato così subito Tex, però gli ho detto, attenzione, Tex è comunque un po' fuori dal tempo, è un 45enne, ben portante, e anche Carson, anche su Carson abbiamo avuto qualche discussione in più, perché tu volevi fare anche il Carson storico, più o meno, o comunque ricordarlo in qualche modo. Sì, ho la tendenza a voler personalizzare i personaggi, per quello che io ho avuto, diciamo, l'unica difficoltà che ho avuto iniziando a lavorare su Tex è che mi ritrovavo i 3-4 protagonisti che non rispecchiavano alcun personaggio reale. Cioè, io costruisco ho sempre costruito i miei personaggi partendo da un personaggio vero, perché un personaggio la, reale. Allora, Draca, il padre di Arman di Dampier, dovrebbe essere tuo padre. Sì, che poi è stato il primo. Quindi tu sei Dampier. esatto, no? Quindi io, tutti i miei personaggi, partendo già dagli studi dei personaggi di Full Moon a quelli di Hammer, sono tutti personaggi che io ho preso o da amici o da personaggi tipo attori o modelli, comunque di personaggi a tutto tondo, che mi permettevano proprio di creare, cioè di dare un fondo di realismo a questi personaggi, per cui io dovevo, perché nel mio stile, trovarlo anche in Tex, nel film, in Kid Carson e anche in Tiger. E quindi io mi sono ricercato un po' di fisionomie che si avvicinassero a questi personaggi. Le ho trovate e ho costruito i miei modelli a tutto tondo, e poi chiaramente tenendo vicino a me i miei due autori preferiti di Tex, che sono Ticci e Nicolò, mi sono tenuto da parte questi modelli proprio per non allontanarmi troppo dal Tex. Per fare una domanda, sì. Ticci e Nicolò secondo me hanno in comune una cosa, che sono molto diversi, sono molto diversi, che è l'abilità del gesto, nel senso che il personaggio ha sempre anche quando monta in sella, quando parla, anche quando è rilassato, no, Nicolò? Ha sempre una gestualità estremamente classica, cioè sicura, un po' da eroi di western, da John Wayne o John Stewart, cioè una,
È vero o non è vero il test di Nicolò? O quello di Tici quando salta in sella contro Calalca? Molto più Nicolò, a perché grazia, arriva con uno stile... Sì, cioè Nicolò era più... Era più come si può dire? Era uno stile anni 50, esatto, di Albi dell'Intrepido, per dire. Esatto, mentre Tici era assolutamente innovativo. Però Tici è dinamico, sì. No? E Nicolò è dinamico in maniera, diciamo così, più, potenzialmente dinamico. Sì. Vedevo molta più umanità, per quello che, non so per quella, li vedevo opposti. E infatti non assomigliano né uno all'altro al suo stile, è interessante. È interessante. Chiaro. Ok, purtroppo non so chi di voi ha presente, il test di Tici l'avete presente, qualcuno ce l'aveva, ma il test di Nicolò l'avete presente ancora? Ok. Ed è molto diverso, è anche quasi più manierista del text, estremamente realistico e potente lì. Però ha questa grazia dei movimenti che aveva, no? questa perfezione del gesto. C'è una scena in cui Carson esce dalla scuderia, c'è una pagina quasi muta, a pagina 140, dove c'è Kim che se ne va nell'alba. C'è la ragazza che lo saluta e c'è Carson che esce dalla scuderia e si accende la sigaretta. Non so, io trovo perfetto questo gesto, no? È come, sapete, le sigarette di solito nei fumetti ci sono ancora, stiamo attenti che non ce le tolgano. C'è stata una polemica per una mia storia tanti anni fa con le Vodafone, perché non voleva, dicevano che c'era propaganda per il fumo, una follia, perché allora c'è propaganda anche per le colta, ahimè. E non c'è, voglio dire, allora dovremmo essere, tutti potrebbero pensare che Trump sposa la lobby delle armi americane solo perché siamo, cioè Trump, cioè Tex perché quella di Trump, perché siamo nell'Ottocento, è un assurdo, è chiaro, noi raccontiamo delle storie storiche e Tex fumava come un turco, anzi come un ranger dell'epoca. Quindi, però diciamo che, lo sapete benissimo, la sigaretta fa figo, no? Perché i ragazzi si mettono a fumare, però essere così bravi, essere così fighi come Carson, si accende la sigaretta davanti alla scuderia, questo è difficile, ma ci riesci te a disegnarla così. Intendo dire che molti disegnatori, anche bravi, fanno dei gesti goffi, invece i gesti di Nicolò, di Tici e anche di Maio sono sempre la perfezione del gesto. Beh, non so come lavoravano, come lavora Tici, come lavorava Nicolò. Mia moglie lo sa, perché molto spesso la chiamo per aiutarmi, io lavoro molto su me stesso, cioè io uso molto facendomi fotografie, no, sei tu che sei vestendomi. Questo è un altarino interessante, lui si veste come persona anche di indiana qualche volta, no? Indiana non ancora, però vedrò di procurare il costume. Io uso molto il disegno davvero perché ti permette di rappresentare dei gesti chiaramente molto naturali e che quindi, essendo naturali, vengono compresi immediatamente. Anche il minimo gesto, cioè anche solo il tenere in mano la sigaretta, se lo immagini, è una tua immaginazione, può darsi che venga bene o che venga male. Se lo fai su una cosa, su una persona, certo, questo è assolutamente naturale, per cui è subito compreso. Come sceneggiatore, la persona è un bravo attore. Sì, anche. No, se si muove bene, se si elenco, è chiaro che... Cioè, per dire, ci sono dei disegnatori anche bravi che non sanno come si toglie un cappello. È penoso vederli come loro disegnano uno che si toglie il cappello in una maniera che neanche una scimmia. Cioè, voglio dire, e per fortuna invece ce ne sono altri che sanno che bisogna copiare il gesto, che guardano tanti film, sì, guardano... Sì, sì, okay. Sì. Una volta i disegnatori avevano dei modelli, se li potevano permettere, adesso no. E volevo solo tornare un attimo al discorso di Kit e Carson, cioè i due Kit, in realtà come sapete hanno lo stesso nome perché così Tex ha chiamato suo figlio come il suo amico. Ecco, questa storia avrà qualche minima ragione di controversia, ma capirete leggendo che quello non è così, perché Kit e Kit litigano tra di loro in maniera abbastanza violenta, quindi lo vedete, qui vedete le sue interpretazioni di Carson e di Kit Wheeler in un momento però un po' particolare, sono entrambi molto arrabbiati. L'idea di questa storia, lo devo dire perché ogni tanto lo spunto non è mio, in questo caso lo soggetto è mio, beh, lo spunto semplicemente era di Graziano Frediani, che è un nostro collega giornalista, autore di testi per la Bonelli, che ha avuto l'idea di Kit che per una volta disobbedisce al padre, in un certo senso si unisce a dei rangers un po' speciali, un po' coraggiosi ma anche un po' sopra le righe, no? E quindi da questo è sempre lo spunto, niente di più, da questo è nata la storia. Scoprirete perché lo fa
e c'è questa scena molto drammatica in cui loro litigano, mi è stata qui riprodotta, non dico integralmente, ma ci sono le scene principali. Qualche lettore, già vedendo questa pagina su Facebook, ha criticato il, lo dico perché il volto di Carson, specialmente nella prima vignetta, non ha visto il realismo estremo dell'ultimo, non ha notato, ma senza capire che nel movimento del fumetto l'espressionismo, no, della situazione tale che uno può improvvisamente nell'ira assumere quell'espressione cattiva e poi essere improvvisamente, drammaticamente depresso e deluso dal suo figlioccio, come in realtà c'è una bravura incredibile in questa capacità di usare le sfumature sullo stesso viso. E quando dico lo stesso viso è proprio lo stesso viso, perché lui adesso non so da chi ha preso questo Carson qua, ma è uno dei pochi disegnatori che effettivamente, se noi potessimo mettere sul computer tutti i lati del viso, i tre quarti eccetera, è lo stesso viso, non è qualcosa di vagamente simile come fanno altri, no? Che, capito, in cui dal profilo alla parte alla frontale non c'è nessuna somiglianza. Ecco, esatto, qualcuno ha detto questo, spero che sia stato tu, ma no, non dire, però... Però diciamo che in quel caso Carson vuole fare, poi capirete che lo fa, vuole fare il cattivo, l'incazzato al massimo, e lui l'ha reso. E anche Keith, quando improvvisamente perde la testa e sta per tirare fuori la pistola contro il suo zio adottivo, diciamo così. Quindi qui c'è in realtà una bravura, secondo me, formidabile. L'ultimo primo piano, secondo me, è bellissimo di per sé. Io credo che non si debba avere paura di trattare i personaggi, cioè di rappresentarli, a volte brutti nel senso che, se voi vi guardate allo specchio e fate certe facce, o guardate certe fotografie e dite come sono uscito male, siete voi, siamo noi, cioè, per cui non vedo perché, se noi facciamo dei fermi immagini di certi film, magari l'attrice è bellissima e in quel film immagine fa paura, però è sempre lei, quindi non vedo perché anche. E questo è una cosa interessante, perché lui ha questa visione, che è diversa dalla visione di altri, ed è interessante, quindi viene fuori questa storia. Nel senso che per lui è importante l'espressività, non la bellezza pollinea classica, quindi il suo text è un text espressivo forte e grintoso, e quindi non è come, tu non metti come si faceva fare Marlene Dietrich il velo di Garza davanti all'obiettivo per sembrare più vaporosa e senza rughe, no? E non lo metti in quei personaggi, invece ecco già Nicolò faceva dei personaggi gradevoli, il suo text era le donne di Nicolò erano, sì, erano molto carine e senza difetti, idem il suo text, il suo kids, eccetera. Tu hai più realistico. Quindi questa storia è una storia realistica, come vedete anche da questa scena di strada fangosa, polverosa di questa cittadina, è Austin poi, no? Austin, di cui abbiamo preso delle foto, che è la capitale di Texas allora, e anche il quartier generale dei Rangers del Texas era Austin, e lo stesso il fondatore dei Rangers si chiamava Steven Austin e ha dato nome alla città. E questa è l'alba, come vedete, e due Rangers, uno è un indiano, hanno trascinato dietro di sé un prigioniero. Keith si sveglia in un solido albergo e li guarda dal balcone. Quindi è una scena molto semplice, che però racconta delle cose, perché quello che lui vede dal balcone è Finnegan, il famosissimo Ranger di cui lui vuole conoscere e di cui cercherà di unirsi, giusto? Sì. E dà il titolo alla storia. Per tornare a questa è una scena, ci sono altre pagine anche più belle in questa. C'è un combattimento di galli e ci sono i Rangers di Finnegan, vedete tre sopra, di origine irlandese, vedete tre, che assistono allo scontro di Kit con uno di loro, una specie di prova di iniziazione in realtà. Vedete anche la deformazione del gesto, la velocità del pugno nella terza vignetta. Può darsi che il braccio sia più lungo di un millimetro, ma il braccio si allunga per l'impeto del pugno, e quindi questo è espressionismo del realismo. C'è una differenza tra il aggiustare la figura perché sia bella da fare la figura perché sia reale. Io preferisco fare la seconda, e comunque vi assicuro che l'aggiusto, perché se noi dovessimo rappresentare una fotografia nuda e cruda sembrerebbe irreale, è vero, prospettiva, per cui è sempre aggiustata, ma comunque mai troppo, come dire, ieratica, troppo bella fino a se stessa.
Sì, molto spesso l'estremo realismo, per cui avete visto, lui è uno dei, allora, non dico gli altri disegnatori, non lo siamo, lui è uno dei disegnatori più intelligenti che ci sono, è anche un autore, come Simeoni, lui è anche un autore completo, l'ho scoperto, sa anche scrivere, dopo ne parliamo. E certi disegnatori che sono realisti non capiscono che riprodurre una fotografia, magari certe posizioni prospettiche rendono la visione distorta in realtà, no? Cioè, noi quando guardiamo non è che vediamo la fotografia, abbiamo una visione bifocale, quindi correggiamo le cose, il disegno corregge, non può essere realtà. Il Cristo morto in Mantegna è un assurdo, hai capito? Non è una bella immagine, secondo me, tutti gli storici dell'arte mi daranno conto. Però è così, non lo penso, quindi io quando vedo uno scorcio del genere lo rifiuto sempre, specialmente in text, dove il disegno comunque deve avere qualcosa di classico. E Zio Di Maio, nonostante quello che abbiamo detto, ce l'ha. E lo scoprirete anche e soprattutto da certe scene di paesaggi western che qua non mi sono state messe, ma per esempio, non so, pagina 149, quando il messicano si muove nel deserto, eccetera, eccetera. Qua invece in questa immagine, la racconto perché qua, è una scena, dove anche lì vedete dei personaggi molto espressivi, sono dei personaggi storici. Questo è un famoso scontro tra i Pennatec Comanci e i Rangers che si svolse effettivamente negli anni 30, a cui partecipa Finnegan ragazzino, quindi noi abbiamo riprodotto questo episodio storico per far capire perché Finnegan odia i Comanci così tanto. Quindi lui, fatto qui, dagli anni 80 sei passato agli anni 30-40. Grosso modo il periodo di Amu. Sì, poco dopo, sì. Sì, quando il Texas è indipendente ma non si è ancora unito agli Stati Uniti. Anche questa è una scena, vedete anche nella vignetta penultima c'è Finnegan, il protagonista, da ragazzo con suo padre, vestito come un ranger degli anni 30-40 del secolo XIX, scusa. Ok, è una storia vera questa, abbastanza sanguinosa. Vabbè, qui vedete Tex e Tiger anche ha una parte piuttosto eroica in questa vicenda, quindi tutti hanno la loro parte. Che devo dire, la storia è quella che vi ho un po' accennato, è più che altro, la storia secondo me sta in piedi, poi magari qualcuno potrà dire troppo drammatica, ci sono tanti personaggi che mi dicono sempre a me, ma soprattutto i parto fanno tutti la loro parte, non solo Tex, anche Kit e Tiger, però soprattutto secondo me in tante di queste immagini viene fuori il disegno di Mario ed è per lui che ha scritto questa storia, per cui è, come ho detto, nel Texone soprattutto è importante il disegno. Dicevo prima che come Simeoni, il suo amico, che è anche un ottimo sceneggiatore, ho scoperto che, spero già però, scrivere text è difficile perché c'è tutto un retroterra, bisogna sapere tante cose, però la una storia breve, Mario, che lui si chiama Mario Rossi, no? L'ha scritta e l'ha anche disegnata, quindi l'anno prossimo dovrebbe uscire questa sua storia in speciali a colori di storie brevi. Cioè, quelli tre brevi che tanti non amano, a me servono per vedere nuovi disegnatori, nuovi sceneggiatori. In questo caso, Mario si è cavato egregiamente in una storia breve. Poi vedremo, la storia è lunga, più difficile, ma ci proverà. Prima di allora si prenderà una vacanza da Tex, tornerà ad Dampier per fare lo speciale del ventennale, perché anche Dampier è arrivato a 20 anni. E quindi faremo una storia in cui ci sarà tuo padre, cioè Draca, cioè sì, e sarà ambientata in parte nel 600 durante la guerra dei 30 anni. Vuoi dire qualcosa a questo proposito? Quando mi hai proposto di fare questo seguito in un certo senso, o forse sbaglio, di quella storia che è I Lupi Mannari, scusate, e che è la storia che a me è piaciuto disegnare, che mi è piaciuto di più disegnare. Quella storia storica prima di tutto perché era la prima volta che io rappresentavo uno storico che io non avevo mai rappresentato, uno storico molto al di fuori delle mie corde, perché io fino a quel momento disegnavo western soprattutto, al di là dei fumetti che producevo. Per cui dover disegnare il 600 per me è stata una grossa sfida, perché già a quel tempo, che eravamo agli inizi del 2000, c'era poco di internet, pochissimo, per cui si andava ancora a cercare materiale sui libri, e il 600
non era molto ricco come iconografia. Quindi il 600 contadino del nord della Sassonia. Il 600 contadino del nord della Germania. Quindi io sono venuto a Milano a cercare materiale, quindi ho lavorato tantissimo di documentazione e sono stato felice alla fine di riuscire a tirare fuori una storia che mi è piaciuto proprio rappresentare, perché è stata la prima volta che uscivo dal mio seminario. Per chi non l'ha letta, i lupi mannari non sono licantropi, sono dei guerriglieri contadini, werewolves, che poi sono stati anche durante la Germania italiana, però avevano un'altra ideologia. Erano contro la guerra, e cosa facevano? Loro, nella loro palude, nella landa di Lüneburg, si erano nascosti in un ridotto contadino e attaccavano i soldati, cioè massacravano i soldati, gli rubavano le armi, il cibo, e così in qualche modo reagivano alla guerra che gli aveva rotto le scatole da più di 20 anni, no? Quindi sono contento di riuscire a fare anche il seguito. E poi comunque io dicevo anche prima che io sono un disegnatore che gli sta stretto lavorare troppo su un solo personaggio, per cui quando devo cambiare da una parte all'altra io sono felice. Allora, prima di chiedere, mi trovo anche un po' di cose, possiamo anche, prima di chiedere se ci sono delle domande, vorrei solo dire due cose sul fatto che questa sera siamo riusciti, grazie al fatto che Mario ha parlato, vedi che parli tanto con voi, è difficile, però siamo riusciti. Con la mia dialettica, in quel caso così apre il rubinetto dove non si ferma più e sono scoperti che si fa. Sono riuscito a dire qualcosa di diverso dal solito, perché quest'anno è il 70° di Texpo e mi tocca di fare parecchi incontri come questo qua e là. Pensa che devo fare anche tu. Sì, fare anche tu, certo. Adesso veniamo invitati in posti astrusi, in Portogallo, in Brasile, non riusciamo ad andare dappertutto, per fortuna io non ce la faccio. Allora, per cui in realtà dove siamo uno dei nostri più all'occhiello è Stantenale, dove? E ce ne saranno altri, quindi possiamo anche dirlo. Posso dichiararmi fortunato due volte. Perché sei uscito? Sì. Dimmi perché. Prima di tutto perché sono riuscito a fare un western dopo 25 anni di carriera. E dicevo prima a Giovanni, sono contento paradossalmente di averlo fatto adesso e non 25 anni fa. Perché adesso sono riuscito a fare un western molto più maturo, non come segno, ma come testa. Quindi sono riuscito a riprodurre un western alla mia maniera e non quello che avrei fatto 25 anni fa, forse molto, molto più stereotipato. Per cui questo è stata una grossa fortuna per me. E quello che potrei dire di essere riuscito a uscire con un texone proprio. Tra l'altro, questo, volevo anche dire questa cosa, effettivamente in questo text, che è un text adulto, cioè è una storia adulta, è un western adulto, grazie al tuo disegno abbiamo cercato di fare anche una storia in cui loro si comportano in modo realistico, non ci sono tante cose rocambolesche, il text fa cose incredibili che nessun altro riesce a fare, questo è evidente, ma è all'interno di una storia abbastanza credibile, e ci sono anche personaggi storici, oltre a gli indiani che abbiamo visto nel flashback, il governatore del Texas di quell'epoca, eccetera. C'è un pioniere e ex ranger del Texas che si chiama Milton Felber, che effettivamente aveva un ranch a Fort Cibolo, un ranch fortificato che si vede che durante la guerra di secessione divenne addirittura un forte dove l'unico forte che c'era, che gli indiani non riuscivano a un ranch che non riuscivano a depredare perché era fortificato, dopo l'abbandono di vari forti della zona i cavalleggeri di passaggio si fermavano lì. E questo Milton Felber si scopre essere un vecchio amico del padre di Tex. Qui mettiamo dentro un altro personaggio nella saga che aggancia, diciamo, Tex, come già successo per un sacco di personaggi storici, da Buffalo Bill a Wild Bill Hickok, eccetera, a Calamity Jane, eccetera, alla saga vera del West. In questo modo è il Fort Cibolo, che di cui esistono solo, adesso è un resort, e è un albergo, per cui però siamo riusciti a ricostruirlo come era allora. Esatto. Grazie alla tua magia, cioè la sua magia, per cui riesci a ricostruire la Sassonia nel 600 anche Fort Cibolo. E tra l'altro hai trovato anche un'immagine di Felber, un barbone, certo, bianco. Però tu l'hai fatto come? No, James Coburn. Sì, tu hai fatto Coburn anziano, James Coburn anziano, attore anche questo, famosissimo anni fa, non so più se ve lo ricordate, ma che ha sicuramente una faccia giusta per il West. Molto, credo nel 2000. C'è un altro personaggio che riconosco purtroppo in me, nel senso il ranger che si accompagna a Kit Carson, ma è o non è un giovane, un filmmaker italiano? Sì. Sì,
come si chiama? No, non lo so, l'ho trovato la sua immagine su internet. E ho visto, è curioso. No, perché questo signore che è simpatico, mi spiace moltissimo in questo momento non ricordarmi il nome, mi perdoni, fa dei film molto divertenti perché è anche un trovarobe lui. Che, sì. Secondo me ha talmente una faccia dal film western, anche dal film western spaghetti se vuoi, che col suo barbone è comparso anche nel Texone di Alberucci l'anno scorso, quindi l'ho è un visto, caso che faceva il cattivo rapitore di ragazzi di Tex Uccide. Per cui per fortuna siete due disegnatori diversi, avete disegnato in modo diverso, ma mi sono accorto in me che questo personaggio sembra che non torni una terza volta, insomma sembra che un terzo clone nella serie. No, che oltretutto quando ho trovato queste immagini, io poi a Milano quest'inverno al Cartomix l'ho visto nello stand che faceva le foto con degli altri in costume, caspita, ma non immaginandomi che fosse un personaggio che facesse cosa del genere, io sono tirato giù le immagini. Allora dicevamo che è settantennale, per cui avremo altre sorprese, tra cui ci sarà un text magazine che stiamo correggendo in questi giorni, scritto da Graziano Frediani, che ripercorre tutta la storia di text anno per anno, e in cui i testi sono scritti da lui, i fumetti sono scritti da me, uno breve su Dinamite e un altro breve, anche quello, su Lilith, per cui entrambi personaggi epocali della saga di Tex il cavallo e la moglie, insomma, diciamo così, e tutte e due importanti. Queste due storie sono dedicate a loro e saranno disegnate da Dotti e da Civitelli, mentre la copertina di questo albo è una copertina di Villa, che rappresenta un bellissimo Tex al galoppo. Un Tex grintoso, sarà disegnato acquarellato da lui, l'abbiamo lasciata come lui l'ha fatta, anche lì si è preso una libertà d'autore, mentre il Tex da Rebreve l'anno prossimo sarà disegnato la copertina sarà disegnata da Ticci, al quale quest'anno sono dedicati, oltre al regalo del Tex che esce a gennaio, sono dedicati due albi, lo stesso albo in realtà, l'albo colori del settantennale, in cui c'è una storia mia, una sceneggiatura mia, Ticci ha disegnato una storia in cui si ripercorre in parte la carriera del re del rodeo di Tex, no? E lui affronta lo sceriffo Mallory, che è un suo nemico che Cornelio ha dimenticato in qualche modo di chiudere questa storia. E poi questa storia verrà anche riprodotta in bianco e nero, perché il bianco e nero di Ticci è interessante da vedere, no? Cioè, quindi facciamo l'operazione che si fa al contrario: in edicola esce la storia a colori, e in libreria la storia in bianco e nero in grande formato. Per cui con una copertina di Ticci, mentre quella in edicola ovviamente è la copertina di Villa. Cosa speri di fare adesso per quanto riguarda la carriera fumettistica? In Bonelli, mi raccomando, non ascoltare sirene strane. Io spero di riuscire a scrivere, perché la scrittura è sempre stata un mio desiderio, e comunque io sono partito anche scrivendo. Se tu scrivi, io perdo il posto. Anche scrivendo, ma con la mia velocità. Non perderai mai il posto, anche perché io faccio, voglio dire, io con questo albo ci ho messo 3 anni e mezzo, se l'avessi anche scritto, voglio dire, avrei fatto questo e basta, per cui non rubo il posto a nessuno. Però la scrittura è una cosa che vale come il disegno in questo momento per me, ed è sempre stato così. Io l'ho accantonata per vari motivi, il principale perché sono molto lento nel disegnare, per cui dovevo fare una scelta, ma non ho mai abbandonato questa cosa e sono contento di essere riuscito, non vi dico comunque che è stata una cosa semplice, giustamente, a farmi provare un soggetto. E non sarà semplice. E non sarà semplice mai. Non so perché ci dobbiamo fare del male, no? Era così bello quando la disegnavi soltanto, vabbè, comunque diciamo che ho questa spada, vediamo anche sulla testa della prossima storia di Maio che vuole scriversi a lui, quindi la faremo magari all'inizio, iniziamo assieme, poi vedremo, sarà interessante, molto interessante. Prima facciamo ma spara in pubblico, così spara, allora sparato. No, quasi sicuramente. Vi dico una cosa, che alla Bonelli è raro che ci siano, sapete, gli autori completi, no? C'è proprio una scuola di pensiero, che non nego che nasce dai nostri capostipiti Gianluigi e Sergio, che voleva differenziare il disegnatore dall'autore dei testi. E molto spesso queste cose sono state scoraggiate, a volte ha ragione,
però a volte invece no, abbiamo visto come abbiamo detto prima il caso di tuo amico Simeoni, che ha dimostrato con due sue graphic novel di essere veramente bravo anche a scrivere, e anche con le sue storie di Landog eccetera. Ci sono altri casi, Luca Enoch, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti ormai, quindi anche Maio entrerà in questo novero, quindi ti perderò quasi come disegnatore. Ma non credo, non mi credo. Okay, comunque ve staremo a vedere, è interessante queste cose. Un applauso a Maio che... Se io disegnassi... che vuole scrivere, ora ho visto una cosa, che comunque il disegnatore fa una parte molto più importante in questa situazione, più visibile, però secondo me non è giusto, perché comunque il fumetto è fatto da sceneggiatori e disegnatori, per cui 50 e 50. Mi dai metà delle tue tavole che vendo. Vabbè, tu mi dai metà delle tavole. Ne parliamo dopo. Allora, no, dicevo che se disegnassi una storia sarebbe molto molto interessante, ma visto che ci sono disegnatori in questo momento in giro, non faccio nomi, che infortunano come me, per cui parlo di alcuni che lavorano su internet, quindi potrei provarci. Io direi, passiamo alle domande, finiamola lì con i nostri... ci sarà qualche domanda? Prima il signore che è andato via per prima è stato bravissimo. Io ho una domanda, sì. Per quanto riguarda la lavorazione... Si sente secondo te? No. Allora ti diamo un microfono, facciamo il turno con il microfono. Per quanto riguarda la lavorazione, sono stati 3 anni e mezzo che ci sono voluti per appunto fare i disegni. La storia era già preparata nel 2013-2014, immagino. Quindi no, no. Ah, ok. Cioè la storia io la scrivo man mano che lui disegna. Ah. Cioè io scrivo 20 pagine, le mando, quando lui ha fatto le matite, che si fanno le matite in genere. Poi tu le vedi le tue matite? Non mi ricordo più? Sì. Perché sono alcuni che non me le fanno vedere, tipo Civitelli. E vedo le matite e ne discutiamo, se c'è qualcosa che non va, in genere con lui va quasi tutto bene, mi pare, no? Sì. E lui fa le china e io vado avanti a scrivere. Però già con l'idea di quello che accadrà dopo, cioè diciamo... Assolutamente no. No, va bene, non hai detto tutto vero, qualcosa ho in mente per le prossime 20 pagine. Ah, di 20 pagine in 20 pagine? Sì. Sì. Ma in 3 anni e mezzo com'è che si siccome scrivo circa 18-20 storie contemporaneamente. Diceva infatti prima. È questione di mestiere. Sì. Io non potrei fare una cosa del genere. È anche questione di follia, direi. Prima il mio collaboratore Pasquale Ruglio, che è il più bravo che c'è in Texas attualmente, e ne scrive al massimo 4. Lui mi dice, non fai mai far 5, se no non capisco più. In un mese. No. Insieme, insieme contemporaneamente, cioè fa 50 di una, 50 di un'altra, avanti così. I 18-20 storie riguardano quali? Si dividono tra Tex e Dante, naturalmente, perché Zago non si complica un po'. Ho scritto anche un paio di 3 albi di questa serie, e questo si può parlare di questa, che si chiama Deadwood Dick, che è basata su racconti di Joe Lansdale, che uscirà tra brevissimo in quest'estate, che è un text adulto, nel senso che ci sono anche parolacce, scalpamenti e altre cose. E per quello esce nella nuova collezione Audace, che dovrebbe essere un text Fonelli un pochino più adulto. Non è che questa storia non lo sia, ci sono anche qua delle cose forti, però quelle che siamo abituati a vedere. E quella è una cosa nuova. Però dunque scrivo questa storia qua. Adesso in questo momento scrivo una dozzina di text e 6 o 7 di Dante. Insomma. Normale amministrazione. Allora, in 3 anni e mezzo, cioè con 20 pagine, com'è che si tiene il filo del discorso? Com'è che si tiene unito? Come lo tieni tu? Allora, tra l'altro già il disegnatore deve tenerlo, perché sembra che sia facile, in realtà, adesso prendo il microfono, non ti rispondo, te lo passo io, anche il disegnatore deve tenerlo, ci sono alcuni autori, anche bravissimi amici miei, che si dimenticano un personaggio magro, poi lo fanno grasso o viceversa, quindi... No, io capisco la perplessità di Emanuele, perché per molti che non conoscono il mondo del fumetto è difficile capire com'è la lavorazione dietro le storie, per cui dicevo, Mauro è una persona di mestiere, per cui sa
sa già cosa succederà in una storia, anche comunque se non l'ha scritta, e anche se scriverà 20 pagine più o meno. Sì, più o meno, ma comunque la sua capacità ormai gli permette di fare questo. Io dicevo, se io devo fare una cosa del genere non ce la faccio, perché non ho questo mestiere. Probabilmente tu scriverai il soggetto, anche perché te lo chiederò, si scriverà il soggetto per esteso, lui scriverà un soggetto prima breve, poi più lungo, poi scriverà un soggetto di 20-30 pagine, che però si leggerà solo lui, spero, e da lì ha un canovaccio. Io, quando sono partito, mi scrivevo anche dei soggetti di 2-3 pagine, ma sapevo già che li avrei un po' traditi per quanto riguardava il contenuto interno della storia, mi venivano idee, no? Nel corso di 2 anni vengono un sacco di idee che in un giorno non ti vengono. Questo, allora, per cui devo dire che alcuni miei colleghi bravissimi, che ancora lavorano con me, mi mandano soggetti, no? Faccio ad esempio Claudio Nizzi, diciamolo, è ritornato a lavorare con me e quindi è molto bravo ancora e quindi sono contento di averlo. Lui scrive dei soggetti, lui è abituato a lavorare così, lui si scrive i soggetti con i dialoghi, è molto lungo, lui mi manda a me il soggetto minor, così non me lo leggo in un'ora, e il soggetto major, quello lungo, un vero trattamento, se lo tiene lui poi lo segue, lui l'ha immaginato tutto e lo segue perfettamente. Io non sono capace di fare questo perché io continuamente cambio idea, siccome ci metto scrivere una storia e ne faccio altre, mi vengono idee che mi sembrano migliori, che contraddicono a volte quelle precedenti. Sì, sì, ma è la stessa cosa che è successa a me in quella storia di 32 pagine, che è una storia breve, non molto breve, che è iniziata, l'ho iniziata in una maniera e certe scene che ho scelto nel mezzo le ho cambiate e il finale l'ho cambiato pur avendo già scritto una cosa che funzionava. Comunque cambiato non è che cambia il senso, cambia il modo di trattare quella detta scena, per cui la storia rimane sostanzialmente uguale, cambiano certe situazioni. Come si capisce che certi romanzi avventurosi o non, e certi fumetti di un tempo sono stati scritti in questo modo senza avere la minima idea di dove andare a parare, non credere, è chiaro che io invece strutturo di più, un po' di idee ce l'ho, ma più o meno, non credere che Flash Gordon sia stato scritto con una trama in testa, o I Tre Moschettieri sia stato scritto con un'idea chiara, assolutamente no, e a volte si vede pure quando si legge. Quindi il trucco è che questo invece sembri voluto, cioè quando arrivi alla fine dici ma come, sapeva già dall'inizio che sarebbe successo questo, a volte mi riesce bene, ti sembra che sia così, ma ti assicuro che in genere è quella che si chiama serendipità, cioè se trova l'idea giusta ti arriva quando meno te l'aspetti, mentre ci stai sopra, quindi starci sopra tanto è meglio che starci sopra poco. Allora, c'è qualche altra domanda? Per esempio, il Dead Goodick di cui parlavo è sul testo di Lenzler. Io lo disegno con Andreucci, ma gli altri due disegnatori sono Frisenda, che lavora sul testo di Colombo, e Mastantuono, giusto? Grazie, che disegna il testo di Masier, giusto? Che è il nostro direttore anche. E quindi siamo in 6 a lavorare su soggetti però preesistenti di John Lenzler. Io sono stato il più fedele di tutti, e quindi devo dire che ho fatto un lavoro diverso dal solito, per cui ho. Sì. Ho sceneggiato la storia di Lenzler, quindi è come se sceneggiassi un soggetto di un altro, non mi capita di solito, però Lenzler è bravo, lo sapete, è divertente. A Catania un signore ci ha chiesto, anzi no, mi è stato chiesto se avrei visto bene Tex in un altro ambito, cioè al cinema. E io ho risposto poi erroneamente perché non ho riflettuto, ho detto no, Tex io lo vedrei sempre sulla carta stampata, mentre Civitelli ha detto una cosa secondo me molto interessante, cioè sì, Tex potrebbe essere fatto al cinema, però essendo una cosa in costume, quindi dovrebbe essere fatto bene, potrebbe essere anche una miniserie, però dovrebbe essere fatto con tutti i crismi, allora potrebbe riuscire una cosa. Poi quando uno cerca di fare il cerchio quadrato, lo sai che cos'è, no? Sì. Non si è mai riuscito a nessuno, poi ci sono un sacco di problemi. Sì. Non è impossibile, però innanzitutto non potrebbe essere realistico, perché non potrebbe farlo Clint Eastwood, e non potrebbe neanche essere una bambinata fumettistica, per fortuna i fumetti western spaghetti non ci sono più, esatto. Western spaghetti non ci sono più, esatto. Questo già ci solleva da questo problema. Non ho idea di cosa sarebbe fuori, pertanto non c'è niente in ballo. Ah, era solo una riflessione. No, infatti, purtroppo è così. Comunque l'unica cosa che dovete aspettare è di vedere altre storie di Tex che pubblichiamo noi, quindi come è uscito a Moises Valley l'anno scorso con uno speciale particolare, avremo altre cose particolari. L'importante è che siamo aperti alle novità,
all'interno, che non ci sia qualcuno che dica ma perché ha fatto vedere la zia di Tex? Va bene, potremmo anche metterci la cugina, poi la cugina di Lilith, è interessante questa idea, sto scherzando. Va bene, allora possiamo anche chiudere così. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare un applauso a Mauro Roselli, Mario. Grazie mille di essere venuti, vi chiediamo gentilmente di raggiungere Bonelli Point per le firme sui volumi. Grazie mille, arrivederci.